Ben trovati, amici tifosi biancoscudati. Ben ritrovati, ragazzi. Video assolutamente non in programma. Un video inedito in questa estate che si sta andando a concludere, si sta andando anche a chiudere la sessione estiva del calciomercato. Mancano pochissime ore perché alla mezzanotte di questo venerdì 30 agosto si chiuderà una sessione estiva sicuramente non esaltante per i tifosi biancoscudati, per il Padova di Matteo Andreoletti, che intanto però prima ha fatto il suo esordio in Coppa Italia Serie C contro la Feralpi Salò di Aimodiana, vittoria ai tempi supplementari grazie al guizzo su assist di Spagnoli firmato da Kevin Varas. E poi lunedì scorso ha fatto il suo esordio anche in campionato con un roboante. Una prestazione non esaltante, ma comunque un roboante 3-0 allo stadio Euganeo contro il Trento di Luca Tabbiani. Aspettando quello che accadrà domenica nel tardo pomeriggio nel Fortino del Gavagnin contro il neopromosso Caldeo Terme di Cristian Soave, la formazione che si approccia al calcio professionistico per la prima volta nella sua storia, che tra Coppa Italia e campionato comunque è ancora imbattuta e peraltro è riuscita anche a vincere all'esordio tra i professionisti a Zanica per 3-2 contro l'Albino Leffe. Ragazzi, come dicevamo, però, video inedito, video non in programma, perché nella serata che è appena trascorsa è arrivata probabilmente. Manca solamente l'ufficialità, è arrivata la fumata bianca tanto attesa perché dopo i due rinforzi e tra i pali con il ritorno a casa di Mattia Fortin, l'arrivo di Michele Voltan, quindi dopo aver completato il pacchetto degli attaccanti, l'arrivo lì davanti del tanto atteso bomber che dovrebbe arrivare alla doppia cifra anche molta semplicità, speriamo. L'arrivo di Spagnoli dall'Ancona, il Padova mette a segno un colpo a centrocampo e mi verrebbe da aggiungere che dopo le partenze, gli addii di Igor Radrezza e di Jacopo Dezzi, serviva un tassello, un rinforzo a centrocampo. Ecco, nell'idea di mister Matteo Andreoletti nel 3-4-1-2 che abbiamo visto all'opera nelle prime uscite, Jérémy Brault è il tassello che andrà a completare il pacchetto di centrocampo formato insieme dal vice capitano Lorenzo Krisetig. Parliamo di Jérémy Brault, 27 anni, classe 1997, 28 anni il prossimo 21 marzo. Nasce principalmente come mezzala in un centrocampo a 3, quindi ecco, questo è il primo dubbio che mi pongo, perché se andiamo a pensare al Südtirol di Ivan Jarbovic, che ha vinto quel duello promozione nella stagione 2021-2022 contro proprio il Padova di Massimo Oddo, il Südtirol di Ivan Jarbovic giocava con un 4-3-1-2 e a centrocampo ben raffigurato
raffigurava nella sua poi miglior stagione da professionista, Jeremy Bro, 42 presenze, 4 reti nella stagione 2021-2022, come mezzala in un centrocampo a tre, quindi dovrà adattarsi a questo nuovo schema nel 3-4-1-2 che propone queste prime uscite, ma che cercherà comunque di confermare come il modulo principale l'ex allenatore di Prosesto e Benevento. Arriva a titolo definitivo dal Palermo, dove ha giocato ben 2 stagioni, la prima dopo l'accordo raggiunto tra Palermo e Sassuolo per il trasferimento a titolo definitivo nella stagione 2020 al Palermo, nella stagione poi anche 2022-2023 in Serie B, dove ha collezionato ben 32 presenze. Nelle ultime 4 stagioni, 2 stagioni al sud con la maglia rosa-nero e 2 stagioni al nord a Bolzano con la maglia altoatesina. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Parma, il trasferimento nel 2015-2016 al Sassuolo, diversi prestiti, Pordenone, Südtirol, appunto proprio il Padova in Serie B nella stagione 2018-2019, collezionando sotto la gestione tecnica di Pierpaolo Bisoli 18 presenze e 0 reti, la stagione seguente sempre in cadetteria con la maglia del Cosenza, collezionando 19 presenze e anche mettendo a segno un gol. Un centrocampista d'utile, quindi secondo me non ci saranno problemi per il classe 97 inserirsi nel 3-4-1-2 di Matteo Andreoletti. Le caratteristiche principali sono il recupero palla, buoni tempi di inserimento e anche la progressione palla al piede, che probabilmente è anche la caratteristica principale del nuovo acquisto del Calcio Padova, che chiude con il botto, chiude con un colpo da 90. Jeremy Bro torna nella città biancoscudata 6 anni dopo la prima esperienza. Ditemi appunto nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto, di questo rinforzo e soprattutto se siete soddisfatti del calciomercato messo ad opera da parte di Massimiliano Mirabelli. A questo punto lasciamo parlare il campo perché domenica è già campionato, domenica trasferta insidiosa, non semplice, nel fortino del Gavagnin contro la neopromossa, contro il Caldiro Terme di Cristian Soave. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video!